Nuovo appuntamento con Tra le righe dalla libreria Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Oggi vi presento un libro, meglio partiamo sempre con libri legati alla spiritualità di Padre Pio, oggi in particolare ci concentriamo sui gruppi di preghiera. Vivai di fede, focolai d'amore così come erano definiti dal santo di Pietrelcina. Un libro edizioni Padre Pio firmato dal segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio Fra Luciano Lotti. Spiritualità dei gruppi di preghiera di Padre Pio alla la luce dell'insegnamento di Papa Francesco. I eh, gruppi di preghiera sono un carisma per la Chiesa, il dono non è una teoria, scrive Padre Luciano: non si impone, non si racconta, è dato senza interesse. Leggiamo un passaggio ehm, che riguarda proprio il fuoco della carità del Santo di Pietrelcina a proposito eh, del fatto che ha voluto eh, fortemente i gruppi di preghiera collegati a loro volta a Casa Sollievo. Padre Pio era un faro di luce che emanava raggi infuocati. Quelli che si avvicinavano a Lui ne rimanevano illuminati e riscaldati. La luce e il calore che da Lui emanavano conducevano alla fede, alla speranza, alla carità. Sono innumerevoli le testimonianze a riguardo. Per Lui sono tornato alla fede, mi ha fatto conoscere Dio, mi ha riscaldato col fuoco del Suo amore. Non era di molte parole, ma quelle poche parole che diceva colpivano nel segno, centravano l'anima. Questa descrizione di San Pio è stata scritta da Fra Modestino e da Pietrelcina, un suo confratello, semplice di quella semplicità di cui abbiamo già scritto e che per me è il prototipo di figlio spirituale di Padre Pio, scrive Fra Luciano: non pretendeva di insegnare nulla, più che i suoi discorsi ti toccavano dentro i suoi occhi sereni e quella corona del rosario che scorreva tra le dita e che ti diceva l'unica cosa di cui era certo: Gesù ci sta ascoltando. Era conosciuto per la sua laboriosità, era ingegnoso, concreto, faceva mille lavoretti di una mamma, dalla pulizia degli oggetti legati a Padre Pio alla riparazione di un rubinetto oppure di una serratura. Indugiare a parlare di lui è un modo per raccontare quelli che sono i fratelli e le sorelle dei nostri gruppi di preghiera e figli spirituali di Padre Pio, che ho imparato a conoscere tra le mura di casa mia, nella mia famiglia, attraverso persone che hanno conservato fino alla fine la loro umanità fatta di cose belle ma anche di debolezza. Ma in ognuno di loro, in ognuna delle persone che hanno conosciuto Padre Pio, c'era questo dono, un fuoco, una voglia irresistibile e continua a fare la storia che lui aveva cominciato. Un vulcano cosa fa? Continua Fra Modestino. erutta i segreti della terra, manifesta le cose nascoste nelle viscere infuocate del nostro pianeta. Dal cuore piegato di Padre Pio emanava l'amore di Dio. Dalle ferite aperte del suo cuore, debole e infermo si sprigionava la carità per i fratelli. E poi ci sono anche delle belle immagini all'interno di questo libro, vi segnalo una in particolare in quanto legata all'autore di questo libro, è una foto che ritrae Padre Pio con il dottor Franco Lotti, appunto papà di il, fra Luciano Lotti, in questa bella immagine con Padre Pio, anche lui ha avuto modo eh, non solo di conoscerlo, sarebbe riduttivo dire questo, ma proprio eh, di legarsi, così come tutta la famiglia Lotti era legata al Santo di Pietrelcina. Un libro dedicato ai gruppi di preghiera, ma non solo, anche ai semplici eh, devoti del Santo di Pietrelcina, la spiritualità dei gruppi di preghiera di Padre Pio, alla luce degli insegnamenti di Papa Francesco, firmato da Fra Luciano Lotti. Vite frenetiche, anime inquiete, di Becky Eldre. Come trovare la pace nella tua vita edizioni Terra Santa. Avete mai l'impressione che nella vostra vita manchi qualcosa? L'autrice di questo libro è direttrice spirituale e animatrice di gruppi di preghiera e mh, utilizza il metodo eh, degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Vive negli Stati Uniti, conduce ritiri in parrocchie e altre organizzazioni eh, religiose. Leggiamo, vi leggo in quarta di copertina perché spiega bene di che cosa si tratta. Partiamo appunto da questa domanda, avete mai avuto l'impressione che nella vostra vita manchi qualcosa? Ebbene, l'autrice ha provato in prima persona questo anelito e ha capito che cosa manca alle persone, coltivare il rapporto di Dio attraverso la preghiera. E sempre collegandoci... Al fatto che eh, tenga degli esercizi spirituali, basandosi appunto eh, sul metodo degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, scrive. Anche se Sant'Ignazio visse tanti secoli fa, la mia vita è stata profondamente influenzata dalla sua saggezza e dalle sue pratiche di preghiera e di vita in comune con Dio. La sua spiritualità era la base dell'istruzione che ho ricevuto all'Istituto delle Suore di San Giuseppe, che ho frequentato dalla scuola materna alla fine delle superiori. E senza neanche accorgermene ho assorbito alcune perle della saggezza ignaziana alle primarie e alle secondarie. È stata la spiritualità di Sant'Ignazio a formarmi nei primi anni di operazione pastorale quando ero studentessa universitaria e poi giovane professionista ed è stata sempre la sua spiritualità a dare corpo al master di studi pastorali appunto che la stessa autrice racconta eh, di aver seguito per questo dice mi sento figlia di ignazio a volte dico scherzando che sono una gesuitina cioè una donna che vive e respira l'essenza della stessa spiritualità che guida i gesuiti l'ordine religioso maschile fondato da ignazio la spiritualità ignaziana permea la mia vita il mio Patrimonio, il mio ruolo di madre e poi racconta grazie agli strumenti offerti da Sant'Ignazio questo tipo di spiritualità ci insegna a pregare e a affidare la nostra esistenza a Dio e a sperimentare una vita di preghiera nella quotidianità. Infatti dice, la preghiera ignaziana non implica solamente essere in comunione con Dio, ma anche agire seguendo l'ispirazione ricevuta nei momenti trascorsi con Lui. E poi scrive, nelle pagine che seguono cercherò di chiarire come Dio ci invita a calare la fede nella quotidianità. Siamo tutti invitati a entrare in relazione con Lui mentre ci troviamo nel pieno delle nostre vite. Il Signore opera in noi per riempirci della Sua presenza e renderci completi e integri e spera che ogni aspetto della nostra vita venga toccato e rivitalizzato dal nostro rapporto con Lui. Questi, eh, questi sono solo alcuni eh, dei tratti eh, dell'autrice dell e del libro. E, mh, però è, è davvero un, un libro molto interessante anche perché al termine diciamo, di ogni capitolo ci sono eh, delle domande, o, meno, una sorta, o meglio, una sorta di attualizzazione di quello che scrive l'autrice da poter calare nella nostra vita. Ad esempio, ehm, Vite frenetiche, Anime inquiete, questo è un, un capitolo molto bello, uno degli ultimi in cui al termine del capito, l'autrice si chiede, e, o meglio ci indica, ci chiede di, ehm, di, dare queste, di darci queste indicazioni. In quali modi mi sento chiamato e invitato nel mondo da Dio? Qual è il prossimo passo che devo compiere nel mio cammino di discernimento e qual è il mio sì più grande? Domande che siamo chiamati a porci, magari a dare una risposta leggendo passi eh, del Vangelo e poi perché no a confrontarci anche con gli altri. Vite frenetiche, anime inquiete, punto. Il titolo del libro, Come trovare eh, la pace nella tua vita, edizioni Terra Santa, l'autrice Becky Eldridge. Il prossimo libro che vi presento è dedicato ad un beato della Chiesa Cattolica, recentemente beatificato, un giovane che è salito al cielo a soli 15 anni. Stiamo parlando di Carlo Acutis, modello di santità per tutti quanti noi, soprattutto per i giovani che davvero si ispirano a lui. Questo libro è edito da Shalom, è un po' la biografia di Carlo, il coraggio di andare controcorrente. Infatti uno dei tanti slogan, dei tanti motti di vita di Carlo Acutis era... Eh, non io, ma Dio. Essere sempre unito a Gesù, questo era un po' il suo programma di vita e a 15 anni, anzi forse anche prima, è, è davvero eh, straordinario. Leggiamo nel libro, Carlo in questa vita che diremmo assolutamente normale ha mostrato subito di avere una marcia in più, la sua amicizia con Gesù, un Gesù visto e vissuto non come uno che tarpa le ali, ponendo limiti e divieti, ma al contrario come colui che lo invita ad andare incontro agli altri, a non vivere per sé ma a condividere il più possibile con il prossimo. Chi lo incontrava si sentiva attratto da lui per questa sua forza. Monsignor Gianfranco Poma, parroco della Chiesa di Santa Maria Segreta a Milano, che Carlo frequentava, ricorda il suo sguardo prima di tutto, così franco e accessibile, uno sguardo che da solo era un grande sorriso alla vita. A 15 anni Carlo ha mostrato che si può essere abitati da Dio e che si tratta al tempo stesso di una responsabilità e di un dono. È una responsabilità che richiede molto impegno quotidiano a mettere da parte un po' di sé per dare spazio all'altro. Fiducia costante che Gesù vuole il nostro bene e non ci lascerà soli quando stare dalla sua parte sarà faticoso. Grande forza di volontà per cacciare la tentazione delle ipocrisie, per non accontentarsi di mezze misure e puntare sempre un po' più in alto. È un dono perché accogliere su di sé la generosità senza misura del Signore rende bellissima la propria vita come bellissima la vita di Carlo Acutis, che in uno dei suoi tanti scritti lascia questa frase, mi piace parlare con Gesù di tutto quello che vivo e che sento. Una biografia eh, sintetica ma ricchissima, appunto quella di questo giovane beato della Chiesa, eh, Carlo Acutis, il coraggio di andare controcorrente, edizioni shalom. Concludiamo, lo facciamo spesso con uno eh, dei libri eh, di un grande maestro di spiritualità, mi piace definirlo così, ma anche grande narratore che riesce attraverso delle storie e dei racconti a centrare sempre il punto focale. Piccole storie per l'anima Bruno Ferrero, ci sarà sempre un altro giorno. Leggiamo ehm, una storia, ecco, eh, presa così a caso. Eh, questa si intitola La Lapide. Un grande santo abate giaceva sul letto di morte. Intorno a lui si erano raccolti i suoi monaci e decine di affezionati studenti che si erano ispirati alla sua vita e alle sue idee luminose. I più vicini a lui gli sussurrarono: Maestro, quando tu sarai morto metteremo una grande e magnifica pietra sul tuo sepolcro. Che cosa vuoi che, le, le cosa vuoi che ci scriviamo sopra? Il vecchio saggio tacque un po' e poi sorrise. Scrivete io non sono sotto la pietra e come aggiunge Bruno Ferrero noi non saremo sotto la pietra. Molto bella questa storia, non ci sono appunto storie che non hanno bisogno di commenti, quelle di Bruno Ferrero, ci sarà sempre un altro giorno, piccole storie per l'anima e le DC edizioni. E con questa storia di Bruno Ferrero vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su tra le righe, eh, ricordandovi che se volete rivedere questa puntata, riascoltare i nostri consigli di, di lettura, potete rivederci e rivedere questa puntata, ma come anche le altre, su YouTube. Grazie e buona giornata.